adesso ci spostiamo in Argentina, al Mar del Plata, dove nei giorni scorsi è partito il progetto verso un turismo delle radici in Emilia-Romagna. Marina Gabrielli, vincitrice della borsa di ricerca per il progetto omonimo, si è recata da quelle parti per indagare sul sentimento di appartenenza degli Emilio-Romagnoli e loro discendenti e sulle loro aspettative o abitudini di viaggio nei luoghi delle origini. Nei suoi giorni a Mar del Plata, Marina ha seguito la presentazione del documentario El vestido de Dora di Maxi Manzo al Mar Museo, organizzata dal Consolato d'Italia a Mar del Plata con la presenza dell'ambasciatore d'Italia in Argentina. Buongiorno, come sapete l'Argentina è il paese al mondo dopo l'Italia che ospita la maggiore collettività italiana. 1.100.000 italiani residenti in Argentina, a cui si affiancano, secondo le previsioni, circa il 50% degli argentini di origine italiana. Per queste ragioni il progetto Turismo delle Radici in questo paese, in Argentina, assume un valore eccezionale, io direi unico, per la sua capacità di rinsaldare i legami tra questa collettività e le sue origini, la sua storia, che è in grandissima parte appunto una storia di emigrazione e di rapporti con il loro paese d'origine. Quindi fondamentale anche attraverso questo progetto consentire agli italo-discendenti e agli italiani qui residenti, giovani e meno giovani, di riprendere contatto con il loro territorio d'origine, di riscoprirne le tradizioni, di riscoprirne la cultura, di riscoprirne la bellezza attraverso questo progetto, rilegandosi al territorio e ai borghi che rappresentano la ricchezza del nostro paese. Mi presento, sono Santo Purello, console d'Italia a Mar del Plata. Rivolgo il mio saluto al pubblico di Patrimonio Italiano TV e a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando da ogni parte del pianeta. Oggi vi parlo di un'iniziativa realizzata qui a Mar del Plata sul tema del turismo delle radici. E stiamo parlando del turismo dei discendenti italiani che sognano di ritornare nei luoghi d'origine, da cui sono partiti i loro avi, per poter riscoprire proprio le proprie origini, le proprie radici. La settimana passata, qui a Mar del Plata, presso l'Auditorium Museo Mar, in presenza dell'ambasciatore d'Italia a Buenos Aires, Fabrizio Lucentini, e di rappresentanti di Raíces Italiane, abbiamo presentato il documentario El vestido de Dora, un documentario ideato dall'artista italo-argentino Maximiliano Manzo e realizzato con il contributo, tra gli altri, di questo consolato. Il documentario presenta la vicenda del suo ideatore, Maxi Manzo per l'appunto, che compie un viaggio alla ricerca della propria storia familiare e racconta i suoi movimenti tra il Mar del Plata, Buenos Aires e l'Italia alla riscoperta delle proprie radici, arricchendolo con le testimonianze dei propri avi e dei numerosi personaggi che incontra lungo il suo itinerario, anch'essi alla scoperta delle proprie radici. La presentazione è stata anche l'occasione per distribuire al grande pubblico i volumi della Guida alle radici italiane, messi a disposizione dal Ministero degli Affari Esteri italiano. La partecipazione è stata molto significativa e all'incontro hanno concorso autorità locali, rappresentanti istituzionali della collettività italiana e rappresentanti di associazioni italiane. Si è trattato di un'importante occasione per poter far conoscere alla collettività qui presente l'importante tema del turismo delle radici e credo possa rappresentare anche un esempio da replicare pure in altre sedi per la promozione di questa forma particolare di turismo. Grazie. Ciao amici di Patrimonio Italiano, siamo a Mar del Plata per questo weekend dedicato alle radici italiane, ai viaggi delle radici. Maxi Manzo, che è qui con noi, ha presentato il suo documentario El vestido de Dora e oggi siamo nella granja Las Dos Marías di una bellissima famiglia emiliano-romagnola per un evento organizzato dall'Associazione Terra di Mar del Plata, di cui Marcello Carrara è il presidente. E siamo qui perché io sono venuta a presentare un progetto sul turismo delle radici in Emilia-Romagna, un progetto del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna e finanziato dalla Consulta degli Emiliano-Romagnoli. Maxi, vuoi dirci qualcosa?
Ciao amici, abbiamo presentato il vestito di Dora al Museo Mar di Mar del Plata con la presenza dell'ambasciatore dell'Italia in Argentina, Fabrizio Lucchettini, anche del console di Mar del Plata, Santo Purello. Un evento pieno di emozioni perché questo documentario parla della mia storia, della mia ricerca sulle radici italiane, però anche la storia di tante persone che come me si sono trovati in questa ricerca delle origini italiane. Parla anche della musica popolare, delle tradizioni, del ponte che si sta creando tra l'Italia e l'Argentina e l'Italia e gli italiani all'estero attraverso le nuove generazioni. Quindi grazie e spero di poter portare questo progetto in Italia perché si è girato qui a Mar del Plata, a Buenos Aires, anche in Molise, Abruzzo e Puglia. È un progetto sostenuto dalla regione Abruzzo, Molise, Consolato d'Italia Mar del Plata, che conta anche col patrocinio del Ministero degli Affari Esteri. Benissimo, Maxi. Marcella, ci vuoi raccontare di questa giornata? Sì, anche importante e molto emotiva la giornata d'oggi qui, in questo stabilimento educativo, la fattoria, la granja Las Dos Marías, con una ventina di famiglie originarie dell'Emilia-Romagna, di tutte le province, che appartengono alla nostra associazione Nuove Generazioni di Terra di Mar del Plata. Noi come associazione abbiamo un ponte, un stretto vincolo con la regione ovviamente e con tutto il territorio della città di Mar del Plata. Per questo motivo la tua presenza, Marina, grazie al contatto che hai avuto in campo con queste famiglie che hanno voglia, hanno tutta la passione di poter tornare ai loro paesi di origine. E con tutto questo lavoro che state facendo, per noi è importante pianificare questi viaggi alle nostre radici, ai nostri paesi di origine. Per questo motivo, dopo una giornata molto bella, non solo di aneddote, di ricordi, di canzoni, di buona gastronomia, tutti abbiamo parlato della voglia che abbiamo come comunità di tornare in Italia e soprattutto ai nostri borghi nei prossimi mesi. Allora, grazie per la tua presenza, Marina. Grazie a voi. L'obiettivo di questa ricerca è quello, come dicevo, di indagare sul sentimento di appartenenza degli emiliano-romagnoli alla terra d'origine e sulle loro aspettative rispetto al viaggio in Italia e sui loro desideri rispetto al viaggio nella terra degli antenati. È stato un weekend veramente pieno di emozioni e belle sorprese. Vi ringrazio, amici di Mar del Plata, e un saluto a tutti gli amici di Patrimonio Italiano.